Siamo insieme ad Alessandro Amato, mister del Novara Calcio degli Esordienti 2002. Complimenti perché insomma avete affrontato prima la Juve oggi e poi un buon Real Canavese. Avete direi strameritato di vincere alla decima edizione del Forza Ragazzi. Sì, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi di oggi. Stanno lavorando, stanno crescendo. Avevamo un vantaggio oggi, eravamo 2002, quindi eravamo pari età con la Real Canavese ed eravamo sopra età con la Juve, quindi questo piccolo vantaggio però lo abbiamo girato a nostro favore. Per il resto è stato molto importante soprattutto l'intensità che hanno messo alle gare, quindi questa è stata una cosa molto importante su cui stiamo lavorando in questo inizio di stagione. Sì, si è notato, effettivamente i ragazzi ben messi in campo, ben determinati in entrambe le partite. Quindi comunque rinnovo i complimenti. Credo che anche voi siate per approcciarvi al campionato della nuova stagione. Sì, noi abbiamo già fatto l'anticipo ieri sera della prima di campionato che avevamo da disputare oggi. Poi domani disputeremo un test match con la Pro Sesto, quindi questo fine settimana è full. Sento, un'ultima battuta sul Forza Ragazzi che insomma è giunto alla decima edizione. Il Novara Calcio ha sempre partecipato e non solo perché Real Canavese è affiliato al Sestante Azzurro, ma insomma c'è credo sempre stata un'ottima collaborazione fra le società. Quindi le chiediamo veramente un ultimo commento su questo torneo. Ma il torneo è di buon livello perché comunque si è visto quando affronti Juve e una Real Canavese che comunque è un buon settore giovanile dilettantistico, il livello del torneo è buono. È importante secondo me soprattutto questa collaborazione che debba continuare tra Real Canavese e Novara, visto che il Sestante Azzurro in questo momento sta facendo un buon lavoro sia come presenza sui campi del settore giovanile dilettantistici sia come formazione dei tecnici delle società affiliate, quindi spero che questa collaborazione continui. Allora, un arrivederci al Forza Ragazzi 2014. Va bene, grazie, aspetto l'invito.